Benvenuti viaggiatori, sono Grizzly e questo è l'eroe che voleva far finire Diario di Viaggio on the Road. Va bene, hai vinto, ma prima di uccidermi, non vuoi dirmi almeno di cosa parlerai in questa puntata? Direi... no! Bene, disponete del cadavere, inceneritelo. E dai, levatevi le zampe dalle orecchie, scarica, metto il botto in post! Gli orsetti ci hanno le orecchie delicate, vabbè, cominciamo, sigla! Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, un oscuro signore del male, forse il peggiore con cui avrete mai a che fare. Nah, si scherza, sono sempre il solito vlogger. Questo è Diario di Viaggio on the Road, e la scenetta che vi ho mostrato all'inizio di questo vlog, sulla quale stendiamo l'opportuno telo pietoso, vista la mia terribile recitazione, riguarda l'argomento del giorno di oggi, perché oggi voglio parlarvi della Evil Overlord List. Che cos'è la Evil Overlord List, ovvero la lista delle 100 cose che farò o non farò quando diventerò un signore del male? È un testo satirico dal contenuto fortemente ironico che è stata realizzata da Peter Ansbach tra il 1996 e il 1997 per cercare di dare una risposta a un'idea. L'idea che nei romanzi, nei racconti, nei film, nelle saghe, nelle situazioni in cui c'è un grande cattivo, il villain, ogni volta questo villain, questo cattivo, questo signore del male, commette uno o più errori che sembrano dettati dalla mancanza di logica o dalla mancanza di alcune conoscenze elementari. Peter, con questa lista, vuole proporre quali sono gli errori che sono stati commessi dai grandi villain del passato e quindi che devono essere evitati, per cui quali cose si devono fare o non si devono fare una volta che si è signori del male per evitare di essere battuti, o comunque per rendere il più possibile difficile di essere battuti dall'eroe. In realtà questa lista nel tempo è cresciuta, è nata come 100 cose, poi se ne sono aggiunte altre, siamo arrivati intorno alle 200 e qualcosa, e tempo fa decisi di tradurla in italiano, realizzare la lista tutta ben ordinata e la pubblicai sul mio blog. Tra le altre cose, se non conoscete la Evil Overlord List, vi lascio linkato quel mio articolo del blog sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e dategli un'occhiata, perché tra le altre cose io ho aggiunto altri punti, siamo arrivati a 250 punti, ci sono anche gli ultimi che sono dei punti che ho pensato io, guardando alcune cose che sono successe con alcuni signori del male. Comunque è molto divertente da leggere, è molto simpatica, strappa quel sorriso inaspettato in molte situazioni. Infatti la scenetta che vi ho mostrato all'inizio è basata sul principio che quando catturerò il mio nemico e quello mi chiederà di svelargli i miei piani prima di ucciderlo, gli risponderò di no e poi lo ucciderò. Anzi meglio, prima lo ucciderò e poi gli risponderò di no. Ora, dato che questa lista è molto lunga, sono appunto 250 punti, anche se è molto gradevole, per permettervi di farvi un'idea un pochino più precisa, con l'aiuto degli amici Marco ed Andrea voglio raccontarvi alcuni dei punti di questa lista che ho trovato particolarmente gustosi. E sì, ve li voglio raccontare, perché vederli messi in atto dà una sensazione molto molto diversa. Quindi comincerò col dire che nelle mie legioni del terrore ci sarà sempre un posto per storpi e deformi, anche se prima di mandare qualcuno in una missione in incognito, mi accerterò se non ci sia comunque disponibile qualche soldato che non dia troppo nell'occhio. Ma in particolare, in merito alle pari opportunità, ho già delle idee molto specifiche per alcune specifiche disabilità. Infatti...
rapiremo una delle guardie, poi la torturiamo e ci facciamo svelare i suoi piani malvagi. No, non funziona. Le guardie della torre sono tutte quante sorde, gli basta coprirsi la bocca o girarsi e non gli possono leggere le labbra. Allora stacchiamo la corrente e poi passiamo dalle segrete. No, lo so, se sarebbe bello, togli la corrente e non c'è luce, ma nelle segrete i guardiani sono ciechi, quelli non li freghi manco col mantello dell'invisibilità. Quando devo confrontare l'eroe, non farò mai affidamento su un singolo piano di difesa. Avrò sempre dei piani alternativi e farò anche uso di armi convenzionali. Inutile! La tua arma magica non può nulla contro il talismano dello stregone della luna piena! Ah! Stregone dei miei stivali! Sceglierò sempre cacciatori di taglie che lavorano esclusivamente per denaro. Quelli a cui piace lo sport della caccia, arrivati al momento clou, quando potrebbero finalmente catturare la preda, tendono ad allentare la corda e la cosa potrebbe rivelarsi proprio particolarmente svantaggiosa. Andiamo, sei un cacciatore di taglie, nemmeno un po' di vantaggio per spirito sportivo? Spirito sportivo? Il signore mi ha dato un sacco di monete d'oro e me ne darà il doppio per la tua testa! Cosa vuoi che me ne freghi dello spirito sportivo? Manterrò il sistema di videosorveglianza sotto costante manutenzione e funzionante a puntino. Inoltre, qualunque tipologia di guasto, per quanto minima, all'impianto di videosorveglianza... La 3 fa falso contatto. Come falso contatto? No, 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 no! Allarme generale! Una volta catturato un mio nemico, non è necessario portarlo sino alla mia fortezza per interrogarlo, basterà un motel lì in zona. Inoltre, ogni volta che si tratta di catturare qualcuno, cercherò di dare sempre ordini particolarmente ragionevoli. Mio signore, lo prenderemo vivo. Lo garantiamo. No, prendetelo vivo, ma solo se ragionevolmente pratico. Le mie legioni del terrore saranno addestrate ad utilizzare particolari codici durante gli inseguimenti e soprattutto a diffidare positivamente di tutti gli eventuali aiuti insperati. Presto, sono andati da quella parte! E tu chi diavolo saresti? Tutte le volte che i soldati andranno alla ricerca di un intruso si muoveranno minimo in coppia. Ognuno sarà sempre addestrato a dare il segnale di allarme se non dovesse più trovare il proprio compagno. Inoltre, tutti i soldati saranno addestrati a riconoscere stupidi trucchetti utilizzati per distrarli. Ha tirato un ciotolo. Per distrarci, è vicino! Tutti i servizi e le funzionalità della mia fortezza saranno esclusivamente internalizzate. Ogni volta che un soldato è in malattia sarà sostituito da un riservista che è già presente nella fortezza. Anche per la manutenzione e l'assistenza tecnica ci sarà esclusivamente personale interno. Salve, sono il tecnico della sala controllo. Sono venuto per il problema al terminal. Facciamo solo manutenzione interna. Seguimi nelle segrete! Tratterò sempre con rispetto, soggezione e grandissima amicizia tutti i miei animali e le creature magiche. Quantomeno dovesse succedere di cascare all'interno della loro gabbia, non cercheranno di sbranarmi come prima cosa. Andiamo di là, così il mostro attaccherà lui! Chi è il mio bel cucciolone? Sì, tu sei il mio cucciolone mostruoso, bravo! Ecco, adesso vai da quei due prima che liberano la principessa e sbranali! Bravo il mio cucciolone, ecco la cena! Quando progetterò la mia fortezza, metterò in primo piano soprattutto la funzionalità più che l'estetica. Mio signore, costruiremo un portale d'accesso alto almeno 50 braccia. Che lo si possa vedere da miglia e miglia di distanza? No, un cancello blindato di dimensioni normali è largamente preferibile. Sapete, questi grossi portali hanno il difetto di non riuscirsi a chiudere molto velocemente in caso di emergenza.
tutti i miei sistemi e macchinari avranno corretto isolamento elettrico, saranno collegati alla messa a terra, disporranno di meccanismi di protezione dalla sovrattensione come interruttori differenziali e magnetotermici, soprattutto avranno meccanismi di alimentazione ridondata e meccanismi quali condensatori o batterie per evitare che qualcuno molto convenientemente stacchi la presa all'ultimo momento, e soprattutto in merito ad eventuali necessità di avere bottoni di autodistruzione. Ecco il pulsante dell'autodistruzione. E secondo voi, se io metto un pulsante dell'autodistruzione e un bottoncione rosso con scritto pericolo non premere, mentecatti! Tutti i documenti importanti saranno conservati in moltissime copie, piuttosto che tenerne una sola, per quanto possa essere ben custodita. Non potrei più preparare la pozione. Ho preso la pergamena e l'ho distrutta. E chi se ne frega? Ne ho decine di copie per tutte le mie fortezze. Stamattina l'ho messa anche come foto di profilo di Instagram. Ha preso pure un sacco di like. Mi prenderò cura molto velocemente di qualunque macchinario per la distruzione del mondo la cui funzionalità possa essere invertita in un qualsiasi momento successivo all'uso. Da quando ho utilizzato la macchina per la distruzione del mondo, le cose sono migliorate tantissimo. Certo, ero preoccupato che qualcuno potesse venire, prendere quella leva e riportare le cose come erano, ma fortunatamente subito dopo averla usata l'abbiamo fusa e abbiamo fatto delle eccellenti monetine commemorative. Uccidere i miei nemici non è mai troppo poco, e non necessariamente dovrà essere un mio onore. Lasciatelo! È suo! No, no, tranquilli, posso sempre ballare sulla sua tomba. Non lascerò informazioni vitali a portata di mano. Abbiamo il CD con il Piero Maligno, vediamo cosa contiene. Ricetta della marmellata croccante dello zio Osborne. Sarà un codice. E quelli credevano veramente che avrei lasciato i miei piani in un bel CD comodamente sulla scrivania! Beh, scopriranno che la marmellata dello zio è ottima! Se deciderò di avere dei consiglieri, allora occasionalmente darò ascolto ai loro consigli. E se invece dovessi decidere di uccidere i miei consiglieri, credo che dopo non mi lamenterò di essere circondato da una banda di idioti incompetenti. Ma signore, è un uomo solo! Che cosa può fare un uomo da solo? Questo. Convincente! Terrò sempre a mente che c'è più di un modo per uccidere i miei nemici. Ok, mi hai catturato, ma tanto non puoi uccidermi. La tua superarma inarrestabile deve ancora caricarsi alla luce dell'ultimo plenilunio. Hai ragione. Tuttavia... Non procrastinerò mai nessun progetto di miglioria alle armi, e in particolare, dato che non ho intenzione di essere battuto da eroi che conoscono la semplice matematica, farò modificare molte delle mie armi in maniera particolarmente creativa. E sei, hai finito i colpi! Sì. Effettivamente! Ah, ma porc... Dicevo, effettivamente, essermi fatto fare dei revolver con un colpo in più è stata una grande idea! Insomma, questi erano solo alcuni dei punti della Evil Overlord List che, come vi ripeto, ho trovato veramente molto simpatica e molto divertente e ho pensato di condividere con voi. Sul mio blog troverete tutto il resto della lista, come vi ripeto, è molto lunga, ma è veramente piacevole da leggere. Ogni tanto leggendo mi dice «Ma cavoli, ma è vero! Ma perché non ci ha pensato mai nessuno?»
e quindi secondo me merita di essere diffusa. Ecco quindi la mia domanda: voi conoscevate questa lista? Avevate sentito parlare di questo discorso, oppure avete mai pensato che un cattivo che si fosse attenuto a questa lista sarebbe un cattivo particolarmente difficile da battere? Non lo so, come sempre parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Io sono Grizzly, spero di essere riuscito a intrattenervi o a stuzzicare la vostra curiosità. Se ci sono riuscito, vi invito a fare pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, o con i vostri nemici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e diventerete subito signori del mare. No, scusate, assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Sì, effettivamente il vlog di oggi è stato particolarmente malvagio. Prima di concludere dovrei avere nel cassettino del cruscotto, eccolo qua, un bel gattino puccioso, così togliamo un po' della malvagità dall'argomento. Scherzi a parte, io sono Grizzly. Di nuovo grazie, ciao a tutti e... ho l'impressione che manchi qualcosa. Ah già, naturalmente! Niente mantelli! Ci vediamo alla prossima!